Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, questa sera andiamo ad analizzare quello che è stato il calciomercato terminatoci poco fa. Io ho aspettato a fare questo video perché ci sono state poi, avete visto? Ora comunque lo andremo a vedere, ci sono stati risvolti per quanto riguarda alcuni acquisti che sembravano dati per certi e alcune cessioni. E comunque le andiamo a vedere in dettaglio. Io analizzo solo il Pisa perché chiaramente analizzare tutto ci vorrebbe un'ora minimo, quindi niente, io analizzerei solo il nostro Pisa, quello che ci interessa più da vicino. Bene, allora il nostro Poini è stato preferito a Caligara. Io da un certo punto di vista sono stato anche contento, poi mi sono sentito anche con Matteo, siamo così un po' interfacciati anche con altri, ho sentito insomma più di una persona, e quindi cioè, vista anche la gara che ha disputato il nostro Quarini contro la Reggiana sabato, alla fine la nostra società ha deciso di non prendere Caligara, anche perché diciamo così il Cagliari avrebbe voluto farlo giocare, cioè vederlo in campo sempre, cosa che non è dalla nostra società, giustamente, perché insomma non è neanche giusto, non è neanche diciamo così, non sarebbe stato neanche opportuno. E quindi niente, è andato Caligara, è andato all'Ascoli in ultima battuta. Beh, e quindi questo giusto tanto per puntualizzare la scelta che è stata della nostra società. Io penso che alla fine sia anche giusto, perché Quaini, un ragazzo giovane, cioè, insomma, poi ha fatto vedere veramente, cioè, secondo me, ha disputato una bella partita, ha fatto vedere insomma delle belle cose. Quindi in definitiva, cioè, bene valorizzare questo ragazzo. Secondo me la società ha fatto la scelta giusta. Beh, poi per quanto riguarda altri acquisti, abbiamo acquistato Mastinu con un contratto fino al 30 di giugno del 2023, quindi può giocare quindi alla destra e alla sinistra, e proviene dallo Spezia, quindi buon acquisto, un buon innesto, sicuramente un buon innesto, e io penso, comunque poi andremo a vedere, io credo che il mister lo farà sicuramente, ora non dico magari che lo metterà titolare, non lo so, però sicuramente lo farà giocare, insomma, ecco, credo, io penso di sì, insomma, ecco, anche perché si dovrebbe essere anche un po' ambientato, perché insomma è qui già da un paio di settimane, se non erro. Quindi beh, poi abbiamo acquistato il Frosinone, secondo me un bel pezzo da 90, Beghetto. Sicuramente la società ha fatto un bel colpo a prendersi, a accaparrarsi Beghetto, un bel terzino sinistro, cosa che abbiamo sempre lamentato, no? La mancanza di un terzino sinistro. Quindi può giocare come centrale sinistro o centrale, comunque via prioritaria terzino sinistro. Quindi un bel colpo proveniente dal Frosinone, e veramente io sono stato contento quando insomma ormai là nell'area, era soltanto un discorso di firma del contratto, comunque insomma va bene così, ecco, ed è un obbligo di riscatto, quindi praticamente del Pisa, ecco, diciamo così, a meno che non succeda chissà cosa. Ecco, poi abbiamo acquistato anche Mazzura, acquistato, vabbè, svincolato, comunque la società se l'è accaparrato fino a giugno 2023. Un'ala sinistra e una punta centrale o seconda punta, questo è quello che può fare Mazzura. Spero che si sia disintossicato, ora a parte gli scherzi, io credo di sì, al di là delle battute, insomma un giocatore che sotto certi punti di vista io l'ho definito un po' discontinuo, certo, però alla fine io credo che possa dare senza ombra di dubbio il suo contributo alla società, insomma, alla causa.
Quindi Lisi è confermato, rimane a Pisa, anche se Alessandria all'ultimo ha spinto forte per averlo, ma la società in definitiva ha rifiutato. Beh, questo per rispondere a Fabio, noi l'altra volta non abbiamo neanche citato il live, è stato un discorso, è venuto fuori la news, sembrava da parte di Di Marzio, che di solito, insomma, fase di calcio mercato ne capisce, insomma, e invece poi avete visto, è andato così come l'anno scorso, sembrava dato via poi alla fine. Quindi lì si rimane in società, cioè rimane qui, sì, in società, insomma, rimane da noi. Io sono contento perché, insomma, in definitiva Lisi non mi dispiace. Ora dirà che magari vabbè, però a me non mi dispiace come giocatore, quindi va bene così. E ecco, questo, diciamo così, è stato, diciamo, sono gli innesti scusate, che Pisa ha fatto, quindi dei buoni innesti, considerazione che purtroppo Sibilli è infortunato, Masucci è infortunato, e quindi la società è corsa ai ripari, e secondo me è corsa ai ripari bene, insomma, alla fine, in definitiva, abbiamo fatto, insomma, la società ha fatto degli innesti di valore. Bene, contro il Frosinone, che andremo ad affrontare domani alle 14, ripeto, orario disgraziato, va bene, e Lisi sconterà una giornata di squalifica, e vabbè, pazienza, e saremo senza Lisi. Non credo che Beghetto giocherà, è arrivato ieri, non lo so se il mister lo impiegherà, ragazzi, non lo so, però vabbè, abbiamo a disposizione, il mister avrà a disposizione anche Beghetto, credo che sia fra i convocati, non ho visto ancora, ma non credo che giocherà Mastino. È probabile che il mister gli faccia fare, ripeto, una puntatina, io credo che Mastino riesca a fare una puntatina, insomma, in definitiva la squadra si è rinforzata nei punti, insomma, nevralgici. Abbiamo preso un bel terzino sinistro, abbiamo preso, insomma, centrali, centrali di sinistra, quindi, cioè, alla fine possiamo star contenti, ecco, della serie, cioè, tutto sommato ci siamo rinforzati secondo me bene, e la società ha dato valore a quello che abbiamo, quindi Benedetti, insomma, la difesa in toto. Io sono contento anche che Lisi sia rimasto, e sono contento, insomma, di quello che è stato questo calcio mercato. Bene, ragazzi, io non mi dilungo oltre perché, insomma, alla fine abbiamo visto, insomma, valorizzato quello che è stato, diciamo così, il calcio mercato. Ecco, poi vi volevo dire, io nel frattempo sono stato contattato in Brasile, hanno fondato la Pisa Sporting Club, tifoseria brasiliana, andate a vedere su Instagram, perché hanno fondato questa Pisa Brasil, questa diciamo così, questo club in Brasile, quindi andate a dare un'occhiata su Instagram perché ne vale la pena. E poi anche è stato fondato anche un altro club che è Pisa Curg, e che sarebbero un club irlandese, e Pisa, quindi anche qui andate a vedere, ragazzi. Io sono stato contattato, ho detto fare pubblicità, certo che sì, basta che si parli di Pisa e non ci sono problemi. Bene, quindi club brasiliano e club irlandese, andate a dare un'occhiata perché veramente meritano di essere visti. Mettete i like e seguite questi due club di nuova, insomma, sono nuovi, e quindi bene così, quindi vuol dire che il Pisa anche a livello mondiale, insomma, è seguito, questo non mi fa altro che piacere. Bene, ragazzi, io per questo video, anzi no, io una cosa volevo
Ora, già che ci siamo, diamo un'occhiata, ecco, quello mi dimenticavo, diamo un'occhiata alla classifica. Diamo un'occhiata alla classifica, noi siamo a 26 punti. Quindi, se, dico se, condizionale, Pisa domani riuscisse a strappare una vittoria, andremo a 29. Quindi, agganceremo in classifica Pordenone e Venezia. E saremo alle porte proprio dei playoff. Quindi ce lo speriamo tutti, se non dovessimo vincere, a quel punto 27 punti, il Frosinone andrebbe a 28, però non sarebbe compromesso niente per quanto riguarda i playoff. E comunque, perché tanti hanno detto, no, ora playoff, sì, io nella serie, ad esempio, mi farebbe altro che piacere, però facciamo un passo per volta. Ragazzi, l'importante a questo punto è la salvezza, ma io credo che, insomma, in definitiva questa squadra sicuramente si salverà. Io penso che Pisa, insomma, alla fine si salverà, poi dato questi nuovi innesti e che la squadra, insomma, ha trovato la quadra. D'Angelo è riuscito a trovare la quadra e, insomma, ragazzi ultimamente scendono in campo con la mentalità giusta, le idee giuste e combattono sempre su ogni pallone. Quindi abbiamo trovato veramente la via e la strada di farci vedere anche in questo campionato. Bene ragazzi, io la chiuderei qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani per la disamina.